È novata a ogni tu, cioè ogni tu che Sì, nasce. Bianca, cercate la verità e la verità vi farà liberi. Ecco, e questo è il punto che noi invertiamo i fattori invece. Noi diciamo costruite la libertà e la verità non è altro che lo stato di libertà che avete raggiunto. Quando voi supererete quello stato di libertà e siete ancora più liberi, avete un'altra verità. Le verità non sono mai in contraddizione, però si allargano, si espandono con la libertà dell'individuo. Per cui per noi dire la verità è una stupidaggine, perché per noi è importante parlare di libertà. Infatti noi dobbiamo superare la forma del corpo fisico per entrare, costruire il corpo luminoso, per cui dilatare noi stessi ulteriormente. Per questo vale Ma per. questa religione, sai, mica è una No, cosa. ma per noi vale ogni stadio di pensiero, di azione, ogni nostra libertà aumenta la verità. Per cui per noi la verità non esiste, perché è fatto soggettivo, esiste la libertà. Capisci? Perché noi ci opponiamo alle religioni rivelate. Per noi non può esistere assoggettare a una parola divina, perché questo è negare la libertà. No, ma la divinità è nella parola, sai, perché No, 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 è nel no, no, nascondimento. No, è è niente. nel mondo. È nella relazione fra l'individuo e il suo mondo. È nel mondo la E verità. questo è il punto. Cioè, E tu infatti dici. per questo noi non possiamo andare d'accordo con nessuna religione rivelata. Scusa Francesco, Sì, sono un non po'. ho Hai poco. capito? Ma le religioni non rivelate, quali sono? Il Quelle delle persone. paganesimo, le soggettività. Tu per esempio hai una tua religione non rivelata, perché è la tua relazione fra te e il mondo circostante. La relazione fra te e il mondo circostante ti dà una verità che domani la superi perché diventi più libero, però ti dà una verità, capito? Quella non è rivelata, è quello che tu hai Sì, scoperto. certo, È sì. questo che noi stiamo dicendo. Sì. Guarda, Einstein dice che la materia è pensiero ravvezzato a una vibrazione inferiore. Ecco, questo spiega la creazione del cosmo, dell'universo, Sì. Sì. che il nostro pensiero già esisteva, e Sì. Cristo stesso lo dice, prima che il mondo fosse io sono, e ora gli ebrei che non capivano niente, dice, ma come Abramo era prima di te, tutte queste cavolate qua. Beh, è il pensiero che crea e distrugge. Buddha stesso dice, è la mente che precede le cose, le domina, le crea. Perché? Sì, però noi non siamo d'accordo, capisci? Perché le cose esistono in sé, e il mondo esiste in sé, e noi esistiamo all'interno del mondo e ci dilatiamo nel mondo. Per cui noi consideriamo il mondo come essere vivo ed essere pensante, non Sì, come oggetto di appropriazione. è pensiero che si raddensa, Sì, d'accordo, diventa però. materia, diventa Big Bang, diventa creazione, diventa acqua, piante, diventa uomo. L'uomo è stato Non mi l'ultima sta forma capendo di lui. vita che si è creata, diciamo, la più alta, la più bella, l'intelligente, ecco, la forma intelligente, che ha la parola, usa la parola, un animale, un delfino, e non ce l'ha, insomma. No, ma guarda che la parola è una cosa per noi deteriore, cioè nel senso che il fatto Ah, che noi. scusa, se tu non ti capissi la parola, sarei No, sconfitto. se io non avessi la parola non descriverei il mondo. Io in Non questo capisci momento. neanche relazioni col mondo. No, non è vero, Anche incominciare ma con la. no, non puoi dire questo. Non puoi dire che non ho relazione, perché tu non puoi dire che. Un delfino non ha relazione col mondo. Il fatto che lui non descriva il mondo non significa che non abbia relazione. Infatti lui i suoi problemi li risolve. Il problema è un altro, che io con la parola, con la ragione più in generale, io descrivo il mondo. E allora se devo parlare con te, devo comunicare con te, devo descriverti delle cose. Sì, Infatti io e ci parlo. intendiamo. Esatto, però Ascolta, se io non avessi la parola, questo non significa che non ho relazione. Quando io parlo con una pianta, non è che butto fuori delle parole, io mi relaziono con la pianta, io divento pianta. Allora, cosa la significa? pianta ti ascolta. Mi risponde anche, ma non con le parole, con le sensazioni, certo. Sì, certo. Altrimenti non sarei un apprendista stregone se non facessi questo. Bravo, La Pietro. pianta mi ha insegnato a pensare. Fra parentesi, gli uomini no, gli uomini hanno tentato di assoggettarmi, alcuni uomini mi hanno aiutato a È pensare, normale cioè, nella. tanto perché sia chiaro, però la pianta, il lupo e le montagne mi hanno insegnato a relazionarmi, mi hanno insegnato cose diverse, capisci? Però questo non l'hanno fatto con le parole, mi hanno fatto con altre cose. Per cui io starei attento a negare la superiore, dire che l'uomo è superiore perché è la parola, per Non me è non altro che è. superiore, diciamo, è la gemma più preziosa dell'evoluzione, diciamo, ma non è No, superiore. è quello che stiamo affrontando noi in questo momento, sai. Oh, Perfetto, finalmente. finalmente è finito, dai. Oh, siamo arrivati alla gemma, Ben, dai. dai, adesso Ah, dobbiamo ecco parlare sì, va bene. Ecco, tranquilli. Va bene. raccoglieremo sulla gemma allora. D'accordo, ci Di sentiamo. pietreto.
Sì, che pietra preziosa che è. Ah, non lo so, io come regalo ho avuto un pentacolo di oro da mia moglie. Ah, va bene, niente, va bene. Ciao, ciao, grazie, ciao. Infatti, come diceva il nostro ascoltatore, il paganesimo sostanzialmente. Pronto? Non c'è la radio. Sì, c'è arrivata adesso la radio, c'è stata disturbata dal temporale. Bene, ciao, grazie. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Sì, purtroppo il Giove Pluvio oggi non collabora molto con la trasmissione, ha deciso di scatenarsi, ci rende qualche problema. Io ricordo sempre il numero telefonico che per chi vuole intervenire, che è lo 049 700 700. Io appunto che quello che voglio dire è questo qua. Che il paganesimo sostanzialmente è una forma di manifestazione di tipo di religiosità senza parole, cioè nel senso che la comunicazione di un pagano non avviene solo perché esiste la parola, avviene... Scusa Francesco che ti interrompo. No, nessun problema. Vai, tranquilla. Senti, ieri ho letto ieri e mi chiedevo se era possibile, ascoltavo Radio Maria, no? No, beh. Ma no, va bene. Ma l'ho sentito anche qualche volta, per ridere. Per ridere. Io rifletto poi, se devo anche... Hai ragione. Spostarmi da quello che dico, certo. Non lo faccio certo ridendo, lo faccio con un semplice atto di ragionamento. Sì. Ma è possibile che un sacerdote dica che il messaggio, l'ultimo messaggio che la Madonna di ieri o l'altro ieri ha lasciato a Međugorje, no? Perché ogni giorno appare e lascia dei messaggi. È questo, raccomanda a tutti che per salvare il mondo bisogna fare e digiunare a pane e acqua. No, ecco, voglio dire, ma Santa Madonna, adesso la dico proprio, no? Ma è possibile che mai la Madonna, visto che scende in particolare e nomina il pane e l'acqua, non sia capace anche di dire, non so, e per migliorare il mondo, per salvare il mondo bisogna tirar via la mafia, l'economia interessata, non so, magari anche quei bravi cardinali che alle volte pensano di più al sacco, la siamo persa, oppure non so, qualche altra cosa che si cali di più nel sociale, anziché queste cose astruse che, guarda, se io mangio pane e acqua, ti giuro, non riesco neanche a lavorare, non produco, non... Ma forse come ti vogliono, no? No, ma voglio dire una cosa, sì. E poi si è messo a spiegare la Bibbia. E allora molta gente gli chiedeva spiegazioni alla Bibbia. E allora le spiegazioni che lui dava, praticamente secondo me, creavano ancora più confusione nella testa della gente, perché sostanzialmente la gente quando legge la Bibbia la prende in modo letterale. Certo. E lui continuava a dire, guardate che non è letterale la cosa, la spiegazione non arriverà mai dal fatto di considerare che nella Bibbia quello che è scritto alla lettera risulta anche, come si può dire, logico e comprensibile. Ma bisogna vedere tutto per immagini, tutto per simboli. In più, la rivelazione di Dio è una cosa che è stata progressiva nei secoli. Davvero? Quindi, addirittura il Vangelo, l'ultima parte, quello che Gesù Cristo ha lasciato col suo esempio, con la sua predicazione, e dopo che gli apostoli, eccetera, i discepoli hanno scritto il Vangelo, praticamente è quella l'ultima parte veramente esaustiva, conclusiva e che spiega tutto, e quindi la rivelazione è sempre da prendere in confronto per esempio al Nuovo Testamento, mai all'Antico. Nell'Antico Testamento, quando per esempio la maggior parte dei profeti scriveva, diceva direttamente, io leggo qualche volta qualche pezzettino della Bibbia, dicevano direttamente loro che Dio diceva a loro, tu profeta scrivi quello che io ti dico. Certo. E allora come fa Dio a parlare in modo figurato? Ma vedi... Scusa... Sì, vai, tranquillo. Ecco, e poi com'è possibile che Dio parli e abbia bisogno del tempo per dire la verità? La verità Dio non potrebbe dirla... E senza aver bisogno di doverla spezzettare nel tempo, dirla adesso, non so, dirla a me e a te, e poi io e te la tramandiamo degli altri senza dire, guardate che poi dovete fare la taratura e levare qualche cosa, perché verrà forse nei secoli dei secoli un altro pezzettino di verità, un altro pezzettino, cioè queste cose non sanno un po' di quasi di sadismo, quasi di cattiveria. Sinceramente la dico, guarda, fuori dei denti. No, ma sono d'accordo con te, tant'è che il San Tommaso, l'episodio di San Tommaso scritto da Giovanni 150 anni dopo di Cristo, fatalità, coincide perfettamente con l'idea di Dio e l'ordine che Dio dà a Mosè, quello di uccidere chiunque va a mettere il naso nella truffa. Bene, ecco, ho seguito quello che hai detto. Hai citato Mosè, ti dirò un'altra cosa che ha detto, perché mi ha fatto veramente fare un salto su te. Ha detto che Mosè ha permesso, Dio ha permesso, e spero di ripeterlo in modo giusto perché vorrei veramente non
come si può dire, dire le cose sbagliate, perché poi potrei essere preso in malafede per dire, ho voluto far dire al prete quello che il prete non voleva. Allora guarda, ti giuro in coscienza, cerco di dire nella massima fedeltà, riportare quello. Dio avrebbe permesso che il corpo di Mosè sparisse, perché oltre al fatto che non hanno più trovato sepoltura di Gesù, insomma, in questi personaggi storici, Mosè e Elia, e anche Mosè, non si è più trovato il corpo di Mosè, no? Però lì non si è mai parlato se è risorto o nessuno. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque Dio avrebbe permesso che il corpo di Mosè sparisse, lo ha voluto proprio lui veramente, perché era preoccupato, ha dovuto fare questa cosa, perché Dio era preoccupato, perché aveva paura che all'interno della religione ebraica nascesse il culto dei morti, la venerazione dei morti, quindi venerare un uomo in sostanza, perché anche Mosè non era altro che un uomo, sebbene abbia avuto dei meriti, li ha avuti perché Dio lo ha riempito della sua grazia, della sua rivelazione. Quindi Mosè era un... Non si poteva quindi tenere il corpo di Mosè, perché la gente potrebbe avere avuto, non so, la voglia di adorare, di venerare il corpo di Mosè, perché c'era il... perché c'era il pericolo che anche gli ebrei tornassero a quei riti, a quelle usanze che erano considerate pagane, perché erano stati a contatto con la religione egiziana e quei riti egiziani, sai, che avevano il culto dei morti. Ecco, ieri invece durante la trasmissione, per esempio con Franco, sentivo dire che insomma un morto, addirittura insomma ci si metteva poi alla fine, quando si era fatta la sepoltura e tutti, ci si metteva anche a mangiare, cioè un morto, la morte portava quasi... A una festa, ma anche una festa nel senso di unire le persone, attraverso queste realtà che prima toccano a te, dopo toccano a me, e quindi ci sentiamo parte tutti quanti delle stesse realtà che ci succedono, no? Ecco, allora, strano che Dio non apprezzi anche lui quello che noi apprezziamo appena 2000 anni dopo, insieme alla venuta di Gesù Cristo. Ti saluto. Grazie, ciao Marco. Marco appunto ha sollevato vari argomenti molto interessanti. Ce ne sono appunto tanti che andrebbero sviluppati. Ciao Franco. Mi devo fare un po' di considerazioni, no? Su questi cattolici qua che ogni tanto dicono la sua, no? Per esempio, sulla Bibbia, no? Vecchio Testamento e Nuovo Testamento, quando è che è stato scritto? Vecchio Testamento risale dai 500-600 anni avanti Cristo, forse qualche pezzo è un po' più antico. Cioè, la religione, diciamo, cristiana, babilonese, dove facevano i graffiti sui muri, c'era scritto tutta la storia, no? Sì. Ma lì non risale niente di Mosè, di questo qua. No. Sembra che il fatto sia successo in Egitto, no? Sì, ma infatti non esiste. E non allora? Per me è uno che si è inventato un bel libro, no? Sì. Ha scritto una bella scrittura e dopo qualcun altro l'ha ripreso, è andato avanti, sempre avanti, sempre avanti. Infatti. Hanno fatto tipo... No, Dallas, per esempio. No, non esiste traccia di tutta la dinastia. Certo. Fino a Gesù Cristo in poi. Perché? Ma questa addirittura che esempio Re Davide, non c'è nessuna prova archeologica che sia esistito. Sì, esatto, ma perché siccome tutti i fatti che c'è, anche i babilonesi, per esempio, sono molti documenti che risalgono ancora a 3-4.000 anni avanti Cristo. Sì, beh, ma sai, Mosè già si parla epoca Assira, circa, adesso non voglio una cazzata, però più o meno, insomma, se quei tempi... Però, no, sui graffiti dei piramidi, questo qua, non c'è nessun documento che si vede se quest'uomo era così potente, che poteva fare certe cose, che ha fatto scappare, che ha aperto le acque del Sinai e tutto questo. Sì, ma infatti... Ha fatto inghiottire l'esercito egiziano. Ha fatto inghiottire l'esercito egiziano, ma neanche ai tempi dei Romani, quando sono stati a Roma, non hanno mai riportato appunto quella storia lì. Perché loro avevano, cioè, l'Egitto era potente con i suoi faraoni, infatti. Per conto suo. No. E un'altra cosa, no? Per via del... della statua della Madonna, ho sentito una notizia sul giornale, no? La sapete quella delle statue com'è? No, allora, vendono delle statue con delle macchinette dentro, no, con dei telecomandi, che in un certo momento le fanno lacrimare sangue. Sì. Poi quando arriva sto fenomeno, che arriva tutta la gente, no? Prima di portare via la statua, la ricambiano con uno uguale, identica, gli mettono sugli occhi il sangue che c'era prima, no? Sì. E buttano via quella col motorino e lasciano quella lì. Se lo portano a analizzare di qua di là e non trovano niente, non sembra che sia un fenomeno, però quella statua lì dopo non lacrima più. Sì, ma se tutti i trucchi, ormai è notorio che sono trucchi, no? Non c'è... Ma perché sta gente
Perché fanno soldi, no? Attirano credibilità popolare e fanno soldi. Poi, non so, non si rendono conto, per esempio, adesso io non è che sono tanto il paganesimo, a me è un movimento, diciamo. Beh, ognuno è suo. Una credenza, come certo. Che è. Comunque, i cristiani, quando venivano i pagani, c'era gente che amava la terra, amava la natura, amava, stavano bene insieme, ma perché li hanno ammazzati tutti? Cominciamo dal popolo azzeco. Appena sono arrivati in Maya, ho visto Maya. L'altro giorno il documentario dell'istruzione dei documenti, sì, l'istruzione dei documenti, l'ho vista. Ma quello lì, no, e dopo arriviamo anche gli indiani d'America, un popolo più felice di quello, devo anche cacciare lì. Ma non è, beh, ma sai, vivrai nel dolore, diceva loro Dio, e quando non ci penso io, ci pensi tu. Ma e allora, cioè, e dopo, a parte quello, la faccenda degli ebrei che c'erano in coso in Spagna ai tempi dell'Inquisizione, che quelli dicevano: noi ti mettiamo a rogo, se sei convertito alla religione cristiana ti ammazziamo prima, non bruci, ti ammazziamo prima, esatto, no, detto, se no, ti mettiamo sul fuoco, no, perché se sei veramente un cristiano non bruci, se invece bruci sì, come la prova della strega, no, se vai a fondo perché sei una strega, se vai spiegare perché il diavolo ti tiene su. Insomma, sto sentendo qua, no, che è la logica di Loyola, di Santo Loyola. Si incavano tanto quando si parla contro il cristianesimo è una banda, secondo me, di assassini, sì. No? È sempre stata da quando è cominciato. Lo è per religione, lo è per filosofia. Se hanno visto il film La Valle dell'Eden, un film vecchio, da lì capiscono che razza di gente è. Certo. In nome di Dio sterminano tutto quanto, quelli che non... I ceti che erano stati in Francia, sì, il Catari, il Padovan, Sant'Antonio, sì. quello lì era un criminale. Era una brava persona, sì. Però adesso tutti là a pregare, ma che cosa fate a pregare? Vedi che bene che si pregare anche cosa, che sono di Totorina, vado più bene. Vedi che bravo che sono a vendere merce. No, ma per me la gente è un po' ignorante, insomma, basta un po' di informazione, non serve tanto. Perché basta un attimo in legge, non dire ma io non ci credo, i libri, questi qua sono libri reali perché parlano della storia, la Bibbia non è un libro reale, no. E neanche i Vangeli sono libri inventati. È un sistema di frottole per dominare, è uno strumento di dominio inventato. Sono delle operazioni politiche i Vangeli, né più né meno. È tutto quando... E poi un'altra cosa, no? sull'universo, sull'eternità. Secondo me l'universo, la nascita del mondo, è una cosa che si è fatta da solo. Certo, infatti è quello che diciamo noi, cioè la forza delle trasformazioni appartiene a tutti gli esseri. Cioè noi con la nostra intelligenza non possiamo mica capire come può essere avvenuto questo fenomeno qua, magari, come può essere l'universo, perché se non ti scoppia a testa. Qualche scienziato magari fra qualche migliaio di anni ci arriva, indubbiamente, però non è tanto da farci la fila sopra, ma non vedo perché ci deve essere stata una persona che perché chi è che ha creato la terra, chi è che ha creato l'albero, chi è che ha creato il cane? Necessità per adattamento. Tutta roba che si è creata da sola. Per adattamento, esatto. Per adattamento. Secondo me è quasi che il mondo fra qualche milione di anni, quello che c'è adesso, si distruggerà tutta un'altra volta. Sì. Dopo quasi tanti milioni di anni, o miliardi di anni, ricomincia un'altra civiltà. Basta pensare anche la vita dell'uomo. Andiamo sempre avanti così. Va bene. Ciao Franco, grazie. Vale. Beh, Franco ha fatto degli interventi e ha sollevato alcuni argomenti di un certo interesse. Pronto? Sì, scusa se intervengo. Sì. Ciao Paolo. Dicevo che intanto le Madonne si vedono una certa latitudine e basta. Questo è pacifico ormai, no? Soltanto a una certa latitudine. Al Polo Nord non le vedi le Madonne. Forse perché è troppo freddo. E poi Claudio... Pronto? Sì. Mi senti? Sì, ti sento, pronto. Ecco, dicevo un'altra cosa. Mi piace molto quando ti dicono devi salvarti, ma mi chiedo da chi devo salvarmi, perché c'è da mettere in dubbio allora che tutto quello che ci sta attorno, in mezzo almeno a quello che ci sta attorno, ci sia qualcosa di sbagliato. Sì. Allora, guardando in cielo di notte, in una notte stellata,
vediamo delle cose abbastanza belle, penso, no? Certo. Diciamo abbastanza belle, perché effettivamente può esserci qualcosa di sbagliato anche lì in mezzo a loro. Ah, beh, oh. Perché se ho io qualcosa di sbagliato dentro di me, perché sono miscredente, sono un ateo, sono quello che come vuoi chiamarmi, allora vuol dire che anche qualcosina di sbagliato c'è anche in quello che è attorno a me. Certo. E anche nel cielo deve esserci qualcosa di sbagliato, perché se non coincide. Certo. Fila il ragionamento, no? Sì. Perfetto. Allora io dico, o è tutto o in parte sbagliato, o è tutto perfetto. Da lì non scappi. Ma la creazione è perfezione? Ma io non parlo di creazione, perché non voglio neanche sentirla parlare, non voglio neanche sentirla questa definizione. Infatti. Perché creare vuol dire prendere della creta e creare con della creta, con della con della. Vuol dire costruire. Costruire. È proprio una cosa insomma che non sta in piedi. Esatto. No? Io creo, posso creare un'immagine, posso dipingere, posso creare, posso plasmare qualcosa. Ma voglio dire, veramente, quelli che si illudono di salvare, intanto è un'arroganza tremenda voler dire vieni qua che ti salvo o vieni qua che ti correggo. Certo. Un essere che esce dalla vagina di un altro essere, che per me è perfezione, tu vai lì e lo correggi, non so come tu faccia a correggerlo. Una gran cazzata, vero? E con questo termino e lascio aperta questa parentesi, questo punto di domanda, per proprio chiedere a qualcuno se vuol venire a salvare. Ma, salvati. Insomma, perché sono qui che mi annego nei miei peccati. D'accordo. Ciao. Ciao Giampaolo. Ciao. E Giampaolo, come sempre, è preciso nelle sue cose. Veramente. Sì, ma difatti appunto la teoria della bisogno di salvare o della salvazione è veramente assurda, cioè nel senso che non ha... Esatto, 3-4 volte che mi buttiamo sulla linea. No, ti buttiamo sulla linea, è che non c'è spazio veramente. Vabbè, non importa. Senti, ieri non so se vi ascoltate la trasmissione del Papa, che il gradito così Madonna. Ecco. Ecco, adesso mi sono dimenticato tutto. Beh, che parlava della Madonna, della risurrezione. Ecco. Oddio, buono, niente. Io lì non mi ricordo. Niente, niente, vado ormai avevo l'intenzione di parlare ecco adesso mi viene in mente. Dimmi tutta. Ecco, ascoltami qua. E adesso il Papa gli ha detto così che ha visto Gesù Cristo, cioè Sofiorio, prima degli altri. Ah, sì, ha detto così. Ecco, adesso mi viene in mente il discorso, scusami, perché quando che si aspetta tanto per telefonare dopo il passo anche al discorso, adesso mi viene in mente tutto quanto. Ieri per televisione ho visto proprio che il Papa diceva così, no, cioè... Sì. Ecco, gli ha detto così che prima la persona che ha visto Gesù Cristo... È stata sua mamma. Adesso ti faccio il discorso. Come mai che dopo 2000 anni sto Papa salta fuori che sta a sua mamma, vedelo, se per tanti anni invece che ha visto le prime donne, cioè sarebbe stata Maria Maddalena. Sì, e altri apostoli. Ti rispondo 1.000 volte. Sì, vada, che mio. Non è nessun problema. Una storiata. No, domanda è questa qua. Come mai che dopo 2000 anni salta fuori sto discorso qua? Perché Maria Vergine era sempre in parte, e anche Gesù Cristo, come Gesù Cristo verso sua mamma, non si era comportato bene. Per me esiste una persona che, essendo anche fiore di un padre eterno, verso sua mamma non si era comportato bene. Ecco, voglio domandarti questo qua, perché il Papa, dopo
2000 anni si salta fuori ieri quel discorso ieri l'altro giorno, sì, che prima persona di sta Maria Verde. Ti rispondo per radio? Sì. Va no, bene. Guardi, sì, la notte sento anche per telefono. Ah beh, allora ti rispondo per telefono. Sì, così sì, se mi do che vi sentivo. Perfetto. Dimmi. E il problema è questo, no? Siccome non gli bastava più i Vangeli per tenere bene la gente, perché la gente non vuole più andare in chiesa, perché si era stufato da questa stupidaggine, allora cosa doveva pensare il Papa? No, devo dire una roba nuova, eh? No, ascoltami, però il Gagante ha detto che sì, quattro cose, come si dice, Paolo, sì? Giovanni, sì? Marco e tutti quanti, non ha scritto nessuno di questa roba qua. Che a Maria Vergine di stare perché i quattro evangelisti non ne fregava niente della faccenda, cioè lo riscrive i quattro vangeli come quattro operazioni politiche del loro tempo. Ma cioè, ai suoi tempi Marco, Matteo, Giovanni e Luca il capitano deve fare le operazioni politiche e riscrive la loro operazione politica come che l'aveva fatta. Ma chiaramente dopo 2000 anni nessuno si ricorda più a cosa che serviva a ste robe, ecco. Allora bisogna rinnovarlo, bisogna trovare qualcosa di nuovo. E vuol dire che ha inventato qualcosa del nuovo, ma è un periodo del tempo che va avanti. Ma ascoltami qua, io anche se qui diceva che continua a dire che sta roba è sempre sta così. Ma sono delle invenzioni, sono tutte invenzioni. Siccome si mette in ginocchio le persone, si inventano tutto quello che vogliono. Sì, 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 è puramente inventato, non c'è niente dentro. Vada, mi do che ho mai creduto perché sono stato 8 anni in Corea, mi ha fatto fastidio e un certo. Po' adesso, sentite queste robe qua, insulse, non che credo. Sì, sì, ma Però, sentire ancora che adesso, dopo 2000 anni, viene fuori un padre eterno. Sì, sì. Sì, ecco, e dica che dopo 2000 anni, io e nessun papa che ha visto queste robe qua, proprio io adesso vado in cerca di perché ormai vuol dire, devi tenere presente che è un vecchio che sta morendo. Vuol dire, sono un vecchio che sta morendo e muore disperato esattamente come ha vissuto disperato mettendo in ginocchio i bambini. Ma che vale che dopo che si chi persone che anche che crede. Ma certo, ma è ovvio, tutti quanti hanno bisogno di avere una speranza quando sono dei falliti. Quando uno ha fallito la vita deve sperare che qualcuno lo faccia risorgere, ma ha fallito la vita. Vuol dire, ha fallito la vita e lui inventa ste cose per consolarsi. Vuitiva non ha fallito la vita, divertito. Va bene, dai. Guarda che lei sta più furbo di tutti gli altri papi. Ti dici, sì. Porco boia, che avrei fatto il cammino tutto il giro del mondo senza essere parato con aeroplani, con tutto quanto, ecco. Prima non so che dirvi, come mai che si salta fuori dopo 2000 anni quel discorso che il primo Cristo, che il primo soffiò, è anche una bella roba. No, ma sai, pensando a mamma che vede il suo figlio, c'è anche una bella roba. Però sì, per chi che si commuove. Ma sai che c'è anche le mamme che butta i fiori nei cassonetti e che c'è i fiori che occupa le mamme. Sì, E quindi sarebbe più puttane di saluto fare, la vita è stramba. Ecco, ma no, volevo dire solo che anche se vi altri che vi sentivo sto. Sì, sì, gli altri... Voitiva che dopo 2000 anni che ha visto. Prendiamo nota di tutto noi altri, se ricordiamo tutto. Guarda che vi ascolto ogni telefono poco perché mi suona, ma quando che sento che robe che mi rompe, e ora dico, no, ostia. E dopo dice così che esista prima sua mamma, dopo che altri dice che esiste su prime donne. Va bene. Ragazzi. Ascolta Nessa. Mi raccomando di ascoltarmi. Ma vi ascolto ogni cosa. Grazie. Ogni giovedì. Sì, ogni giovedì. Grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao. No, di fatto è la testimonianza interessante. Mario, pronto? Claudio. Ciao. Salve, scusa. Ma vi metti io nei panni di quel povero Giuseppe, il papà di Gesù Cristo? Che fine l'ho fatto, scusa? Che fine gliel'ho fatto? Mi so che c'era un falegname. Ah, sì? E che Dio se ga... gli ha fatto i corni? ma diciamo, perché non potremmo essere un momentino più schietti, più sinceri?
Sì, Giuseppe, può essere sempre... No, secondo alcuni storici, il figlio di... Perché servirsi di un povero uomo, passarlo cornuto? No, ti dico, il vero padre di Gesù Cristo, secondo alcuni storici... Ma mettilo nei panni di sto povero Giuseppe... No, che non lo metto nei suoi panni, mi spiace... E poi scusa, faccio mettere il collo, prendi da uno come Dio, forse sta il ferramenta, forse sta il fabbro, vabbè insomma, sempre un collega, ma proprio da Dio anche. Mi dicono i panni, ma chissà quante imprecazioni che ha fatto quel povero. Ti dici, Perché la Madonna che è la Vergine, no? Ah sì? Scusa. Ostra. Dio Padre, poi a Colomba. È la Colomba. Spirito, no? Sai che l'invenzione è di Costantino? Sono sempre sue cose così assurde, come che fossimo proprio dei poveri grami. Va bene che la fede non ha confini, ma a me non riesco. A me mi piacerebbe più dire Giuseppe è il padre di Cristo, e Cristo sarà stato un bravo uomo. Basta! Ma sto Dio, cosa se l'ha servito? Ma sai, se lui era figlio di un uomo, Gesù, non poteva più passare che della stessa sostanza del padre. E chi è che ne capisce? I trucchi, vedi, i filosofi delle scuole di teologia. Non la mia pensare che sei menti, che non studio teologia, tutte che... Cioè, quasi la studia saper fregare le persone. Io ho letto, c'è alcuni film di logica, loro sono terribili. Una volta la piccinina come la signora precedente. Ho fatto 15 anni ed è... Per quello troppo. Mamma mia, che bella amica mia. Sai tu chi che me l'ha insegnato? No, che sia, perché sì, era mia piccinina, mi ricordo, quando che i preti e suoni ne insegnava che il popolo ebreo è un popolo maledetto da Dio. Sì. Mi me lo ha inculcato. Cara mia, tutti gli appunti di queste robe. Tira tanto che cambi volta gabbana e volta bambina. È vero. Allora, diciamo se... Sì, è vero, Mio, mi ricordo queste assurdità. Sì. E da piccinina dicevo, ma come è possibile? E dopo quando mi devono dire che io sono responsabile morale del cambio di sterminio, dice no, non sei mica vero. Vago perché colpico comunque quel povero Giuseppe qua. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Anche la nostra amica qua è stata chiara. Sì, difatti io stavo appunto dicendo prima che secondo Porfirio che scrisse il libro... discorso molto cristiano. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Luisa. Ciao. Ciao. Sì? Una curiosità, volevo sapere voi altri la creazione come che spiegate? Mamma mia. Quante volte ci hai ascoltato? È poco, cioè sì. Ma tu sai che quasi ogni volta che arriva qualcuno a telefonare per la prima volta, non sento novembre che parlo della creazione. Sì. Comunque ti dico due parole, va bene? Per noi nasce tutto dal caos, dal Big Bang. Cioè come è scritto... Il Big Bang chi è che l'ha... No, il Big Bang è una compressione e c'è un'esplosione. Cioè, questo dice... Una compressione di gas. Sì. Basta, dove vengono? Aspetta un attimo, amica mia. Noi altri abbiamo una mente, no? Sì. E con la nostra mente abbracciamo dei fenomeni. Sì. E siamo circoscritti. Quando noi eravamo in pancia di nostra madre, avevamo una mente che abbracciava alcuni fenomeni ed erano circoscritti. Sì. Ora, quello che noi possiamo fare in questo momento è partire dal momento stesso in cui arriva la nostra percezione. Per esempio, io sono arrivato a vedere il disco giallo in campo nero che esplodeva e l'ho visto io personalmente. Chiaramente, siccome disco io... giallo in campo nero? Sì. Che esplodeva. Cioè io ho visto la nascita dell'universo, no, attraverso l'alterazione della percezione, però non ha importanza. Noi sosteniamo questo, noi sosteniamo che il mondo si è creato come ha detto la scienza, o come dicono gli antichi, nasce dal caos, cioè il minuto dopo... Il caos è fatto da qualcosa! No, attenta un attimo, il minuto dopo c'è il caos, dopodiché tutti gli elementi del caos si strutturano per adattamento. Vabbè, questo lo so anche a me, però il caos non nasce da niente, cioè elio e idrogeno, questo è idrogeno. Sì. Sì, ma questo io non conosco tutti i cicli dell'universo precedente. Capisci? Ecco, quindi tutto è possibile. No, una cosa non è possibile. Non è possibile che ci sia una volontà esterna. Non è possibile. Perché? Non è possibile.
Questo no. ti dirò anche. C'è un perché, no? No, aspetta un attimo. Se tu fai un'affermazione devi avere anche una spiegazione. Io la spiegazione di questo te la do dai veggenti. Tant'è che gli amici gnostici, gli stregoni gnostici, sono riusciti a vedere l'esplosione del disco giallo in campo nero, però loro erano talmente convinti che ci fosse un Dio creatore che sono andati a inventarsi un Dio sconosciuto. Inventandosi un Dio sconosciuto sono stati sconfitti dai cristiani. Mentre invece nei pagani tutto il divenuto nasce dal momento del caos. Il caos è il momento in cui caos è fatto di gassi non possono venire da niente. Amica mia, cioè, se tu ti fermi su questo arrivi per forza alla definizione che la volontà creatrice esterna è anche chi governa la tua vita all'esterno, e questo non è assolutamente possibile. No, che governa la mia vita è il bonus dell'esterno, perché, scusa, se una volontà governa la formazione dell'universo, anche la tua vita viene governata. Ovviamente viene dall'idrogeno e dall'elio che ha formato tutto il resto prima del mio... Su questo sono d'accordo. Perché non sei d'accordo? L'idrogeno e l'elio chi ha messo, insomma? Perché non è possibile che se l'abbia fatto... Ma scusa, perché... Quindi partendo da questo fatto, tutte le ipotesi sono possibili. Non esiste una volontà esterna al mondo. Non esiste una volontà esterna. Tutto è già insito nel mondo. Cioè la volontà, il divenire, la forza di trasformazione è nel mondo, è dentro di noi. Ed è importante questo, perché altrimenti ci mettiamo in ginocchio. Però la vita è così, però gli ultimi 2000 anni sono così. Abbiamo 2000 anni di megalomania alle spalle, siamo ancora dei megalomani, ma non esiste il ginocchio. Amica mia, se tu pensi che uno che non vuole essere in ginocchio sia megalomane, allora siamo No, io dico che tutti, anche quelli che... Tutti siamo megalomani, no, assolutamente, le dimensioni di quello che siamo. Comunque, guarda, questo... Dico che tutte le teorie... All'inizio sono valide. No, non sono valide. No, non sono d'accordo. Qualcosa che ha messo in moto un qualcosa era all'interno della cosa. Doveva pure essere. No, è interno alla cosa. Ma da niente non nasce niente. Ma non è importante questo. Non è importante. Non è mai esistito. Amica mia, senti. Aspetta un attimo. Io adesso. Sta attenta. Io sono uscito dal. C'è Mario che sta premendo. Allora, ti dico in due parole. Io sono uscito dalla regina mia madre. Quando ero affetto avevo una certa concezione del mondo, giusto? Adesso ma tu non ce l'avevi per niente? No, non è vero, no, ero in relazione con mia madre, tutto il mio mondo era mia madre, scherziamo. E adesso non c'è una aspetta un attimo, ero cosciente. Questo lo dici tu, infatti sono disponibile a distruggere la madre pur di sopravvivere. Questa è nella biologia dei amica mia, ma guarda che noi siamo a proposito. Noi siamo sempre. Allora ti dico un'altra cosa, io all'atto della morte del corpo fisico mi trasformerò in un essere luminoso, che si voglia. Ci sono riuscito, anche se mi distruggerà in un altro modo. Dopodiché ho ancora una serie di fasi di sviluppo. Un giorno io saprò per te, capisci? Se tu non puoi dire è vero per te, io rispetto le tue verità, cioè non sto contraddicendo, capito? Non esiste nulla al di fuori del mondo delle cose, cioè il mondo contiene in sé tutti gli elementi del suo essere, del suo divenire. Certo. Senti Lisa, ci richiami giovedì, continuiamo la discussione giovedì. Grazie, ciao. Mi scuso con Luisa, ma siamo arrivati alla fine della trasmissione con Mario che giustamente sta premendo per avere la sua trasmissione. Anche perché deve fare delle rivelazioni sconvolgenti sulle ultime vedute del Papa, ha detto che gli ha telefonato prima della trasmissione. Quello che voglio delle cose incredibili, vero? L'altro che mondo. Voglio dire io, voglio dare i nostri indirizzi, se qualcuno gli interessa approfondire gli argomenti, anche all'amica Luisa se vuole. Dunque, io sono Claudio Simeoni di Marghera, via delle Vignole 4, Marghera, ci sono anche sull'elenco telefonico se qualcuno interessa. L'altro indirizzo è Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica. Siamo andati con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che ha avuto dei problemi per un colpo di un temporale, ci scusiamo di questo. E noi riprendiamo la trasmissione giovedì prossimo, ore 15 circa, a seconda di come siamo messi, fino alle ore 16:30. Vi ringrazio per l'ascolto, oggi vi ho parlato della follia controllata e la prossima volta metteremo degli altri argomenti nel nostro crogiuolo.
Mi scuso ancora con Luisa per aver interrotto la trasmissione, e se vuole telefonare la prossima volta ne parleremo. Ciao, arrivederci a tutti, buona giornata.